Barcolana e benvenuti a Trieste. C'è la Rai che sta tentando di rubarmi il lavoro. Però non vale, loro hanno i copioni. Io i copioni non ce li ho, non so mai che cavolo dire. E poi hanno anche dei tecnici luce, non vale, è impari la sfida. Questi ragazzi qui sono i parcheggiatori, c'è un bel venticello e le barche che stanno arrivando, qui insomma ormeggiare non è proprio facile. Quindi i parcheggiatori qui li aiutano. Mi fermano, vogliono fare la foto con me, che devo fare? Esatto, da Modena. Voilà. Perfetto, grazie mille. Ma grazie a te. Buon piedi. Grazie, grazie mille. Piacere. Abbia pazienza. Sì, ma non ce l'ho da 30 anni. Vabbè, fare, allora, ha fatto 30, facciamo 31. Sì. Ok, molto gentile. Ma che raffiche ci sono? Quel ponte lì, come si chiama? Ponte James Joyce, ma detto dai triestini ponte curto. Perché? Perché quando lo hanno costruito non si sono accorti di aver sbagliato le misure e l'hanno fatto troppo corto, quindi dopo un po' hanno dovuto allungarlo. Che bei salami! Belli! Buoni! Guarda che meraviglia! Ma non li fate assaggiare un po'? Sì, facciamo assaggiare! Grazie! Vuoi togliere la pelle? Ma mire via! No, si vede che la puoi mangiare! Quasi! Com'è? Buona! Comprerei subito tutti! Si accolgono opinioni! Sì, cosa è successo secondo te? Si è staccato dalla trota e perché? Guarda il boma, guarda il boma! Eccoli, eccoli! Eccoli! La prua, gli giro la prua. Ma perché non ha beccato la tirella? Ti devi girare davanti, se non ti giri davanti. Fuori trozza un po'. Vedi che non arrivo a capire quel boma perché è così. Si è staccato dalla trozza. Perché si vede, guarda com'è messo. Ma perché secondo te si è staccato dalla trozza, scusa? Prova a dirgli quello che si è dimenticato di metterci la coppiglia. È presente, no? Ho visto le grazie, ho visto i tuoi video. Bravo, sei iscritto? Lui è nato lì, no. È nato lì lui. No. Non sei iscritto? Non tira ancora fuori il cellulare. Guarda, mi devo mettere il dentino, vedi che mi manca. Grazie. Facciamo gassa o toppino? Fai gassa, fai gassa. Massa Barcolana da imbarcazione Teseo 2000 cambi. Però che bei colori, guardate che meraviglia di colori che vi faccio vedere. Trieste in tutto il suo splendore. Là c'è uno spicchio di luna che non potete vedere. Molo audace. Vediamo che ci scaliamo. Stefano, mi ospitano a casa loro. Sono salito a bordo. Alle 7 con questo. Ciao. Salve, ecco, fatta questa. Guarda che meraviglia. Pippo, ti aspettavi Gingio? Gingio che non c'è. Che buono, so di baccalà. Ma quanto ci hai messo Camino ad abituarla a Gingio a stare in barca? È Gingio o Ginger? Gingio? Gingiok. Gingiok. Che vuol dire gecko in thailandese.
Non sono riuscita a riprendere perché ho mangiato tutto e niente, non ce l'ho fatta a riprendere. Giusto? Era troppo buono, vero? Buonissimo. Cosa abbiamo mangiato? Il salame? Il salame all'aceto! Bravissima, l'ha fatto. Era ottimo, non l'avevo mai mangiato nonostante io abbia abitato a Trieste un anno. Sveglia all'alba, freddo e paura. Comincia l'avventura della barcolana. Caffè, brioche, siamo pronti per l'avventura. Come si chiama questo posto esattamente? Marina Hannibal. Marina Hannibal, molto carina. Sì. La barca di lavoro, dai, quel ponte. Caffettino. Bravo. Caffettino, caffettino. Caffettino caldo, come direbbe Fabio Concato. No, è la... Ciao Andrea. Ciao. Ciao, buongiorno. Caffè. Anch'io. Tre. Cap and B o macchiate? Cap and B. Cap and B. Cap and B. A vedere, che siamo qua, 80 piedi, ragazzi, non vorrei dire. 80 piedi. Questo qui è il caffè tipico triestino? Sì. E come si chiama? Cap and B. Cap and B. Cap and B. Caffè e latte in vetro. In bicchiere. Ecco. Cappuccino in miniatura. Ecco, se io bevo latte e caffè prima di andare in barca sono finita, quindi io... Cap senza B. Esatto. Eccola qua, Ancilla Domini Bamar, 80 piedi. Prego. Diciamo che non siamo in equipaggio ridotto. Queste sono le briccole, c'è tutto un altro modo qui in Adriatico di ormeggiarsi. C'è la marea. Madonna, guarda il trio. Ecco, questo parabordo è grande quasi quanto la mia barca. Mollato gli ormeggi. Qui ognuno c'ha un compito, eh. Quando si dice sgonfiare le boe, nel vero senso della parola. Siamo partiti da Monfalcone perché la barca stava qua a Monfalcone. Infatti l'appuntamento era molto presto. Si va a Trieste. Ta 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 ta. Tutto elettrico, eh? Siamo passati a tutta randa, il vento è calato, manca ancora un po' all'inizio, non ci sono ancora tante barche in giro, c'è ma quanti metri quadrati di vela sono? Pazzesco! I motori sono stati spenti, stiamo andando a vela adesso. Il vento è tranquillo per ora. Vediamo un po' se si mantiene così, devo dire la verità, spererei in una bella sventolata, così quando il comandante è qualcun altro spero sempre in una bella sventolata. Prime prove,
stiamo vedendo un po' come reagisce la barca a questo venticello, che poi ci si aspettano raffiche pazzesche. Andiamo. Super sbandato. Che hanno un po' strappato vele, laggiù ce n'è una che con tutto il fiocco tutto sfilacciato. Si mettono due mani ora. Scende dalla montagna, schiaccia e fa raffiche da 40 nodi e passa a zero totale. Catabatico. Ecco. Guarda l'acqua che fuma là, guarda. Madonna mia, qui ci sono 40 nodi, qui ce ne sono 10. Certo, che raffica. È normale, è Trieste questo. Proprio il vento scende verticale dalla montagna. C'è un vento della Madonna. 5:45. 3 minuti e mezzo. 50. Manca meno di un minuto. Andiamo tutti dal lato giusto. Occhio. Molto bene, purtroppo si è rotta la randa, ho
ho avuto un problema alla mano di terza volo, non l'ho visto, e quindi regata finita. Allora pare che due o tre barche abbiano disalberato, c'è stato un nuovo mare, è stato recuperato. Partita, ha messo la prua anche un attimo dentro l'acqua, poi è riuscita a uscire. Davvero. Quinti eravamo. Quinti. Ma veramente? Quinti? Esplosa, esplosa la bugna della rana. Peccato. Fa vedere. Si è strappata. Si è staccata l'angolo della bugna. Disastro. Ce ne torniamo all'ormeggio qua a Monfalcone. Ormeggiare in equipaggio è molto più veloce. Ognuno fa qualcosa, hanno già messo anche gli spring. Ecco, appena rimessa praticamente i piedi in terra, mi hanno lasciato qui sulle rive. Mi sento un po' tutta sciroccata. Forse la parola giusta non è sciroccata, in questo caso è borata. Beh, l'esperienza della barcolana è stata veramente straordinaria. Non ero mai stata su un 80 piedi, non ero mai andata così veloce. Siamo andati a 18 nodi di velocità, incredibile. Mi sono divertita un casino. Adesso state vedendo quello che avete appena visto, perché lo sto montando. Noi ci vediamo la settimana prossima, e dove sarò ancora in barca, anche se molto più piccola. Mi raccomando, scrivetevi, iscrivetevi al canale e buona onda! Ciao!